Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Finalmente sono arrivati a trovarci, sono nella categoria giovani, beh giovani lo sono, Eugenio in via di gioia. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao a tutti. Falsi giovani. Beh, siete giovani ragazzi, ma che sì, discorsi. Diciamo di sì, dai. Under 30. Quindi, dai. Per chi non vi conosce, visto che siete comunque nella categoria nuove proposte, partiamo dalla spiegazione del nome che dimostra quanto voi siete democratici. Democratici, brava, esatto. Brava, bella parola. Bene. E io sono Eugenio, il cantante. Eugenio. Io sono Emanuele Via, pianoforte. E io sono Paolo Di Gioia, batteria. E voi vi chiederete, e lui, poverino? Chi è questo disgraziato? Ma io non esisto. No, in realtà sono Lorenzo Federici, il titolo del primo disco. E quindi in fase, ultimo arrivato immagino, sì. No? Arrivato, avete detto, fate delle votazioni. Facciamo qualcosa. No, abbiamo detto, caspita, però non possiamo cambiare il nome dopo 3-4 mesi che già è iniziato. Cioè, in realtà potevamo, però... Ma poi Eugenio e Lorenzo in via di gioia sarebbe stato... Era troppa gente in questa via di gioia. E quindi abbiamo detto, rendiamolo veramente perenne, come un'icona. Cioè, Lorenzo Federici è un album. Anche se noi ci sciogliamo, lui rimane. Voi siete categoria giovani, ma avete già alle spalle del lavoro insieme, sono tanti anni che suonate insieme, 3 album, che vuole dire che siete già nel professionismo, e l'idea di venire a Sanremo, che è un po' una scommessa, perché raccontiamo anche questo, voi siete particolari, nel senso, no, ho letto questa cosa bellissima che avete fatto sul treno, vi siete esibiti, potete spiegarlo così cerchiamo di dare questo messaggio. Inizia tu Emanuele, che tu messaggio. Sei sempre... Ah, stavamo andando a Roma con gli strumenti perché partecipavamo a un programma televisivo come Resident Band ed era un periodo invernale in cui c'era stata una grossa nevicata. Eravamo fermi da 4 ore prima di entrare a Roma. A un certo punto una ragazza ci riconosce e dice: ma perché non ci suonate qualcosa? Allora ci siamo illuminati e diciamo: ma perché in 4 ore non ci abbiamo pensato prima e abbiamo iniziato a suonare? Il vagone in delirio finché non arrivano il capotreno con tutti gli scagnozzi serissimi e noi ci spaventiamo. Cosa succede dopo? E dopo succede che inaspettatamente il capotreno ci fa: ma perché non fate tutte le carrozze e suonate una carrozza dopo l'altra dei brani? Allora abbiamo fatto così fino ad arrivare alla prima carrozza dove c'era il buon Gigi Marzullo che... facendo finta col cellulare esce dal vagone e non ci ascolta, giustamente magari rompevamo un pochino, no? Allora noi usciamo e timidissimo abbiamo detto: signor Marzullo, possiamo fare una foto insieme? Lui fa: ah sì sì, vabbè, non c'è problema. Il giorno dopo Eugenio in via di gioia con il loro grande fan Gigi Marzullo tutti i giornali. Iniziato a parlare di noi e quindi quel momento è stata una bella... Quindi vi ha acceso il fatto che una ragazza vi abbia detto fate musica e il capotreno che vi dice fatela fino in fondo, e voi anche a Sanremo avete portato questa idea, lo dicevamo prima ma lo diciamo anche per i nostri ascoltatori, ieri sera avete suonato in una live session, possiamo dire così, diciamo che cerchiamo di cogliere le occasioni che inaspettatamente ci arrivano. È successo che 2 giorni fa abbiamo mangiato a un ristorante nel quartiere La Pigna di Sanremo, credo storico, centro storico in realtà con tutti i vicoli, in un quartiere che però è abbastanza poco frequentato nonostante Sanremo in questi giorni sia piena di persone, lì è come se ci fosse proprio un confine di separazione, e abbiamo notato che c'erano questi signori che giocavano a scacchi, parlavano di pernici, di animali, di ecologia, di... E poi cosa facevano? Facevano di tutto, dipingevano, disegnavano. Abbiamo detto: qui dobbiamo fare qualcosa. E quindi ieri sera siamo tornati con le chitarre e invitando chi volesse venire. Però tutta questa energia incredibile, quando si troverà fra poche ore sul palco dell'Ariston, come si traduce? Cosa arriveremo succede? Stanchissimi, esatto, e andrà male. Così. No, l'energia richiama altra energia, secondo noi. Quindi non è vero che facendo qualcosa ci si stanca. Facendo qualcosa si mette in moto un ritmo che poi si mantiene. Poi se ne fai troppe in effetti ti stacchi, non è che non ti stacchi. Però riuscirete anche lì, in un contesto un po' più posato, a trovare la vostra dimensione. Non posata, ma... ci sposiamo. Bella, non male. Quindi cosa ci aspettiamo da questa Tsunami, che è un po' tutto un programma, già il titolo? Tsunami è l'unione che fa la forza. E... tante piccole gocce d'acqua che diventano un'onda che può essere distruttiva, come nel caso di eventi catastrofici o
di grandi messe in onda di notizie una dopo l'altra che quotidianamente ci travolgono e ci fanno sentire impotenti, oppure può essere un'ondata positiva, quella della collettività che prende coscienza di sé e ritrova un senso di comunità. Questo è un po' il nostro messaggio. Disegno. Dite poco, insomma, a voi piace mandare messaggi, ma lo fate anche in concreto, no? Sì, anche sulle chat di WhatsApp. Vabbè, ma questo a tutti, anche a noi poveri comuni mortali. In concreto vi muovete tanto. Sì. Ho visto e ho letto dell'album che è ecosostenibile. Sì, sì, sì. Allora, diciamo che tutte le nostre canzoni trattano un po' per come si dice, per... Necessità di espressione, temi più svariati, come dicevi tu. Abbiamo questa necessità di lanciare dei messaggi che un po' sono come la nostra lotta generazionale. Abbiamo una guerra da mandare avanti e abbiamo nel tempo raccontato attraverso le canzoni questo problema. E ultimamente a settembre abbiamo lanciato questa call to action ai nostri fan con questa campagna di crowdfunding in cui chiedevamo ai nostri fan, alle persone che volessero aiutarci, a realizzare una foresta. E la cosa è stata talmente grandiosa che i nostri fan in meno di 10 giorni hanno portato a termine la piantumazione della foresta. Cioè abbiamo raccolto abbastanza fondi per realizzarli. E questo per noi è stata una grande soddisfazione e un ulteriore feedback che quello che stiamo facendo può generare un'ulteriore risposta. È recepito. Sì. Molto insomma, bene. Vi muovete, non state mai fermi, tantissime idee, tantissimi concetti. Vorrei chiedervi da adesso in avanti cosa vi aspettate, cosa vedete magari anche nel post festival, ma ho paura perché abbiamo concretamente ci aspettano due situazioni molto interessanti, che sono le 4 date che faremo a marzo e in 4 locali molto grandi. Quindi c'è a Torino, che è già tutto esaurito, a Milano all'Alcatraz ne mancano pochi biglietti, poi Bologna sempre tutto esaurito e anche Roma all'Atlantico, e poi non meno importante, anzi forse di più, la piantumazione della foresta che diceva Eugenio, fra fine marzo e inizio aprile con Federforest andremo proprio a Paneveggio in provincia di Trento a piantumare gli alberi di abete rosso. Sì, perché quello che ho detto prima è che abbiamo concluso la campagna, ma il periodo della piantumazione, Emanuele, quando è? Primaverile. Lui è l'esperto del gruppo. Il contadino. E in quel caso dovrete inserire un quinto elemento per poter dare il nome alla foresta. Sì, bravo. Bella idea! Sarà un albero. Un albero potrebbe chiamarsi Pino. Va bene. Insomma, non vediamo l'ora di vedervi sul palco dell'Ariston. Vi facciamo tanto in bocca al lupo da parte di noi. Viva il lupo! Radio Bruno! Ecco perché. E vi chiedo l'ultimo sforzo, cioè un saluto. A quale camera, Mario, scusami? Questa qua? No, visto che siete tanti non sapevo bene, per i nostri ascoltatori, sempre col microfono, che così vi registriamo. Date tutto, ragazzi, questo è il vostro momento, salutate i nostri ascoltatori. Allora, volete davvero che diamo tutto? Vai. Amici di Radio Bruno, un saluto da Eugenio in Via di Gioia, che siamo noi, proprio noi. E se veniamo ancora più vicino andiamo fuori fuoco, ma dobbiamo dare tutto, quindi adesso ci appiccichiamo. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con L'Isola dei Tesori, Grissin Bon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlou, Diversamente Tu,